anche con poca voglia professionale, anzi, solo per amicizia. Oggi, 15 luglio 2016, giugno, scusate, 2016, è niente un po' di meno che la ricorrenza della data di nascita di Renzo. Anzi, è proprio il suo 50° sarebbe compleanno. Di fatto, oggi qui siamo riusciti con il vostro aiuto esclusivo ad acquistare il residuo delle somme che avete recuperato nel luglio scorso per consentire il rientro in Italia della SAM di Renzo, la sua popolazione, alimentare e quant'altro. Siete riusciti a fare un ulteriore miracolo che è questo defibrillatore, che è stato posizionato anche in Piazza del Risorgimento a San Massimo. Ed è qui che è meglio ricordare Renzo, non certamente in posti più famosi, in sala razzi e quant'altro, qua nelle strade dove ha vissuto, dove si è fatto conoscere, rispettare, voler bene. È anche bello che nel defibrillatore salvavita ci sia scritto e che al posto della noia ci sia solo l'allegria, che è la cosa più... Beh, tutti voi avrete dentro il cuore la vera interpretazione di questa frase, però mai come adesso penso sia più bello ricordare Renzo partendo da queste frasi qua. E poi partendo dalla strada, partendo da un qualcosa che salva le vite. Io non sono nessuno, però vi ringrazio per quello che avete fatto, perché tutta la città dovrebbe farlo. Non ho molto altro da dire. Io faccio solo da Franco, in realtà i veri fautori sono gli amici storici di Renzo, Franco Marchioretti, che poi si è prodigato per l'installazione e l'acquisto di questi macchinari, Alan Cerruti, Nicola Sogliacchi e Sabrina Reale. Può venire anche a San Massimo in piazza. Apriamo. Vai Sabri. Con la destra, con la destra. Ovvio. Allora Renzo, dai. Vediti. Grazie. Grazie. A San Massimo nella piazza Risorgimento, che a differenza di questo è un attimino più voluminoso, comunque il macchinario è esattamente lo stesso. A seguire vi faremo sapere e vorremmo fare un'ulteriore inaugurazione anche là, e così anche il momento per stare insieme e bere qualcosa alla memoria di Renzo. Va bene? Bravo.